Bentornati su Spore, ragazzi. Allora, anticipo una cosa. Cominciamo male. Anticipo una cosa prima di iniziare la parte. Ho abbastanza mal di gola. Ogni tanto potreste, mi sentite balbettare, parlare strano o interrompermi, perché c'è tutta quanta la cazzo di giornata che sento qualcosa in gola. Continuo a bere acqua per cercare di capire, magari è qualcosa che si è bloccato, non so. Non riesco a risolvere il problema. Quindi, perdonatemi in anticipo. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora, abbiamo gli arancioni che ci hanno rotto il cazzo e sono ancora qui a rompere il cazzo. Io direi di eliminare adesso gli arancioni una volta per sempre. Adesso abbiamo anche la nostra arancioni in arrivo. No, azzurri. Azzurri in arrivo. Preparatevi, amici. Stanno per arrivare alcuni rompicoglioni azzurri. Sono in 5. Aspettate, aspettate. Ora! Alla carica! Uccideteli! Risso! Risso violento! Risso violento! Guardate la violenza dei miei... dei miei amici. Guardate che potenza che hanno. Le loro lanci distruggono tutto. E uccideranno anche te. Mi dispiace, amico. E ora volevo distruggere gli arancioni, ma gli azzurri ci hanno rotto le balle. Sono rimasti in 3. E quindi io direi di eliminarli adesso che sono deboli. Quindi andiamo a rompergli i cocomeri. Dov'è il capo tribù? Eccolo qua. Cerchiamo di liberarci subito di lui. Perfetto. Adesso possiamo occuparci degli altri due strunzoli. Ciao amico, mi dispiace per te, ma la tua ora è giunta. E ora tocca alla tenda degli stronzoli. Ah, quanto è divertente eliminare tribù con così tanta facilità. Allora, prendiamo il capo tribù. Cosa c'è qua di bello? Ok, vai capo, vai. Ruba. Mentre intanto gli altri amici si occupano del villaggio. Ah no, questo non vuole combattere. Vabbè. Vai a raccogliere un po' di cibo, bro. Mentre gli altri fanno danni. Ma qua c'è uno stronzo qua. Che mi sta attaccando uno. Uccidetelo, va. Dai, bravi. Uccidetelo, uccidetelo, bravi. Ancora un po'. Ancora poco. Ancora due colpi. Bravi. Tornate a distruggere la tenda. Allora, vediamo un po' dove è finito il mio capo tribù. Dov'è il capo? Che sta facendo? Ah, raccoglie cibo, ok. Come va qua la distruzione del villaggio? Boh, manca poco, dai. Ormai il villaggio azzurro è morto. E anche il villaggio azzurro ci ha abbandonato. Abbiamo sbloccato qualcosa e qualcosa. Ed ecco il terzo totem. Un altro di quelli con l'ascia. Brutti brutti. Hai distrutto la tribù del villaggio azzurro. Il tuo totem tribale è ornato di un terzo pezzo di totem. Gli strumenti e gli abiti conquistati dal nemico sono ora disponibili nel purificatore della tribù. Yeah, evoluzione. Boom. Villaggio potenziato. Yeah. La tua tribù continua a progredire. La tua capanna è cresciuta di nuovo. E la tua tribù può contenere il massimo di 12 membri.
Allora, dove sono i miei? Nel villaggio azzurro, giusto? Ok, amici. Tutti a casa. Tutti a casa. Abbiamo anche il villaggio giallo, che è quello più potente di tutti. Allora, un attimo, piccolo time out. Maracas, torce infuocate. Vabbè. Nulla che mi interessi più di tanto. Ecco, le aste guaritrici potrebbero tornarmi utili per guarire i membri della tribù. Ok, questa la costruisco. Gli altri oggetti non mi servono a niente. Ok, ben arrivati ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro. Complimenti. Ok, recuperate le vostre forze, mentre intanto questo lanciere e il capo tribù continuano la loro raccolta di cibo. Nuovo piccolino. E quello dove sta andando a raccogliere cibo? Mico, andare a cavoletti di Bruxelles a raccogliere cibo. Tu vai a raccoglierlo qua, capo. Tu prendi un'asta guaritrice, va? Ok, abbiamo il nostro guaritore. Bene, bene. Adesso cosa potremmo fare? Occuparci degli arancioni? Che sono ancora in 4? E poi ci toccherà far fuori i gialli. Anche se per far fuori i gialli aspetterei che ci attaccassero loro, così da diminuire il loro numero e occuparcene in seguito. Purtroppo abbiamo perso i nostri tre amici. Peccato. E vai, è cresciuto anche il nostro nuovo amico. Che si armerà di lancia. E che possiamo dire, ragazzi? Beh, so che questa parte magari è stata più corta delle altre, lo ammetto. Ma purtroppo la mia gola mi sta uccidendo. Quindi preferisco interromperci qui ormai. Cosa fanno sti qua? Sciamano, capo tribù. Vai a prendere qualcosa anche tu, sciamano. Un po' di cibaria. Tanto per. Vabbè ragazzi, ci vediamo alla prossima. Oddio. Ci vediamo alla prossima parte. Dopo scopriremo che cos'è quella roba che è apparsa nel villaggio, perché ho paura. Alla prossima raga, bye bye, ciao.